si è molto parlato di in questi ultimi giorni per gli sfoghi sul cosiddetto fenomeno del catcalling. E per la prima volta, dopo che la figlia ha portato il fenomeno al centro del dibattito pubblico, è intervenuta anche Michelle Hunziker di questa pratica di fischiare o fare apprezzamenti sessuali alle donne in pubblico che oggettivamente svilisce la figura femminile riducendola a mero oggetto e che mette a disagio tante persone. Credo sia giusto prendere posizione di fronte a questo fenomeno, e dire chiaro e forte che non è né spiritoso né divertente, ha detto al settimanale Oggi la conduttrice 44enne, solo irrispettoso e volgare. Bisogna farlo soprattutto pensando alle ragazzine più giovani, alle più timide, che rischiano di esserne umiliate e impaurite. Michelle si è poi detta orgogliosa della sua primogenita, 24 anni, avuta dall'ex marito Eros Ramazzotti. Mi ha fatto molto piacere che Aurora abbia reagito con decisione. Il senso della giustizia l'ha spinta a usare la sua consapevolezza e i suoi strumenti per mandare un segnale che può dare coraggio a chi ha un carattere meno forte del suo, e che forse farà riflettere chi non è tanto abituato a farlo. Ora è tornata su Instagram con un post che ha subito attirato attenzione. Perché comunque è un influencer molto seguita anche per il suo stile, da cui tante ragazze prendono spunto per i loro outfit. E proprio per questo il suo ultimo look potrebbe diventare la moda della primavera. La 24enne si è immortalata con un look casual e sfoggiato un costume intero come fosse un body da indossare anche in città. Continua a leggere dopo foto e post, un uso del costume praticamente stravolto. In particolare si tratta di un modello con scollo ampio davanti e spalline incrociate dietro, caratterizzato da una stampa iconica di Gucci, il motivo Flora, che è nato negli anni 60 ma che è considerato un vero e proprio evergreen tanto che è ancora presente nelle collezioni del brand. Il costo del costume con stampa pop Flora Claudia Abbina e Gimas. 490 euro. Pubblicato il 10 aprile 2021 alle ore 13:35. Ultima modifica il 10 aprile 2021 alle ore 13:35.